La tragedia di Stresa, la procura indaga sul freno e sul gancio della cabina della funivia, ancora grave il bambino sopravvissuto, decisive le prossime 24 ore, dicono i medici. I vescovi italiani in assemblea generale a Roma, Francesco apre la settimana sinodale per la Chiesa italiana, sul tavolo tanti temi, dal lavoro alla difesa del creato e la pandemia. 80 anni fa, negli Stati Uniti, nasceva Bob Dylan. Il mondo rende omaggio al genio di questo cantante, poeta e scrittore. Buongiorno, in apertura ci colleghiamo in diretta con Luciano Piscaglia, che si trova a Stresa, in Piemonte, dove ieri una cabina della funivia è precipitata mentre trasportava 15 persone, 14 le vittime. Buongiorno Luciano. Buongiorno da Stresa, alle mie spalle c'è la stazione di partenza della funivia per il Mottarone, da cui ieri più o meno a quest'ora è partita la cabina che è precipitata all'altezza dell'ultimo pilone a circa 1400 metri di altitudine, schiantandosi al suolo in una zona impervia della montagna e provocando la morte di 14 persone e il grave ferimento di un bimbo di 5 anni. Oggi a Stresa è stato proclamato il lutto cittadino, le strade sono completamente deserte anche per la pioggia che cade incessante da ore. Questa mattina al centro congressi di Stresa si è svolto un vertice alla presenza del sindaco Marcella Severino, del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, del capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e del ministro delle infrastrutture e della mobilità Enrico Giovannini. Al termine il ministro ha dichiarato che tutti gli aspetti ancora oscuri dell'incidente verranno chiariti ed ha disposto la costituzione di una commissione del ministero che si affiancherà nelle indagini alla magistratura. Intanto l'impianto, riaperto ieri dopo un anno di chiusura per la pandemia, è stato posto sotto sequestro e proseguono le indagini. Si indaga in particolare sulla rottura del cavo portante della funivia e sul mancato funzionamento del sistema di emergenza e del sistema di sicurezza. Ascoltiamo nel servizio di Luigi Ferraiuolo la ricostruzione di quello che è accaduto e poi la linea tornerà allo studio. La cabina della funivia sta arrivando alla stazione di Monte Mottarone a 1385 metri di altezza. Manca pochissimo. Il panorama su Stresa e il Lago Maggiore è stupendo. I passeggeri stanno già mettendo gli zaini in spalla, si alzano, si sistemano per non essere troppo vicini. La cabina è omologata per 35 persone, ma da quando c'è la pandemia solo 15 possono salire a bordo per le distanze. Quando le manovre di avvicinamento stanno per cominciare, si sente uno schiocco, uno strappo. La fune traente, quella che tira la cabina e la fa muovere in salita, si è rotta. Questo è un cavo d'acciaio, dovrebbe essere il cavo portante della cabinovia, che si è staccato, e a seguito di questo sicuramente saranno successe delle azioni concatenanti che hanno portato allo sgancio della cabinovia dal resto dei cavi, che, come dicevo, i cavi portanti sono rimasti integri. La cabina corre all'indietro, si sente il fischio dei freni, almeno questo è quello che pensano i testimoni che hanno ascoltato uno stridio forte. La verità si conoscerà solo dai tecnici nominati dalla procura di Verbania. La cabina non si ferma, corre all'indietro fuori controllo, impazzita. Fa 100, 200, 300 metri, accelerando sempre più. Si divincola dalla fune portante, precipita a terra, si accartoccia e rimbalza come in un film, solo che questa volta è tutto vero. Muoiono in 14, solo un piccolo bambino israeliano si è salvato. Speriamo non solo per ora, è in ospedale a Torino. Però non resta che sperare, abbiamo messo in campo tutto quello che possiamo mettere in campo, quindi con tutta la nostra eccellenza in pista, e quindi insomma lo stiamo monitorando minuto per minuto. L'impianto era stato revisionato nel 2016, la fune controllata come ogni anno a novembre scorso. L'unica ipotesi al momento è che la sosta pandemica possa averla in qualche modo danneggiata. La pandemia di Covid, ieri i morti sono ancora sotto quota 172, i decessi al minimo dall'inizio dell'anno, giù terapie intensive e ricoveri. Da oggi poi tutta Italia è zona gialla, città e spiagge piene nel fine settimana appena passato tra movide e assembramenti. Il coprifuoco per ora rimane alle 23, mentre riaprono oggi le palestre. La politica, occhi puntati sul vertice europeo di Bruxelles, che inizia questo pomeriggio. Al centro dei lavori, i rapporti con la Russia e il Regno Unito, i cambiamenti climatici, oltre alla pandemia, e l'adozione di una linea comune europea per fare fronte all'emergenza. Augusto Cantelmi.
Nuovo vertice a Palazzo Chigi tra Draghi e capi delegazione dei partiti. Sul tavolo torna il piano di ricostruzione e le modalità di gestione dei soldi che arriveranno dall'Europa. A circa 100 giorni dal suo insediamento alla guida del paese, il presidente del Consiglio vuole avere idee chiare prima di volare nel pomeriggio a Bruxelles nel vertice europeo di oggi e domani. Un appuntamento atteso in presenza che, tra i tanti argomenti legati soprattutto all'emergenza Covid, vede anche quello sull'immigrazione. Draghi lo ha ribadito in più occasioni, l'Europa deve fare di più in una gestione comunitaria del problema. Il Presidente del Consiglio infatti chiederà di ottenere almeno lo stanziamento di fondi per i paesi africani da dove si registrano i flussi delle partenze verso l'Europa. Per quanto riguarda l'emergenza Covid invece, forte del summit di Villa Panfili di venerdì scorso con la dichiarazione di Roma, Draghi torna a chiedere il massimo impegno dell'Europa per sconfiggere il virus e per evitare nel futuro che si commettano gli stessi errori. Diventa una questione diplomatica tra Bielorussia e Unione Europea il caso del volo dirottato ieri a Minsk. Chiediamo l'immediata liberazione del giornalista arrestato, dice l'alto rappresentante dell'Unione Europea Josep Borrell. Quanto accaduto è inaccettabile, siamo ai dirottamenti di Stato, e invece il commento del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. Servizio di Marco Burini. Dirottare un aereo per prelevare un passeggero identificato come un nemico pericoloso. No, non l'ha fatto un comando di terroristi, ma un capo di Stato che governa con il terrore. L'ordine che ha costretto il volo della Ryanair Atene Vilnius ad atterrare a Minsk è venuto direttamente dal presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, 67 anni, che voleva mettere le mani su Roman Protasevich, 26 anni, giornalista e attivista dell'opposizione. Opposizione che dall'anno scorso, dopo elezioni del tutto falsate, scende quotidianamente in piazza contro Lukashenko, che però non vuole assolutamente cedere il potere, anzi, aumenta la pressione sui dissidenti come Protasevich, che fino a 2 anni fa, prima di andare in esilio in Lituania, dirigeva il canale indipendente bielorusso Nexta. Adesso rischia la pena di morte, come ha ricordato Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell'opposizione. Forti critiche sono venute anche dalla presidente della Commissione europea, von der Leyen, e dal segretario di Stato americano Blinken. Ma Lukashenko si sente in una botte di ferro. Il legame con Putin è forte. Il leader russo considera la Bielorussia il cortile di casa e non vuole interferenze. Pare che dietro la trappola in cui è finito Protasevich, la fidanzata russa, una finta rissa con l'equipaggio per costringere il pilota a un atterraggio di emergenza, ma non nell'aeroporto più vicino, Vilnius, ci siano, oltre ai servizi segreti di Minsk, quelli di Mosca. 3 virologi cinesi di Wuhan si sarebbero ammalati di Covid-19 già a novembre 2019, lo rivela la CIA, di fatto alimentando l'ipotesi che il virus sia stato creato in laboratorio, ipotesi non esclusa nei giorni scorsi anche dal virologo statunitense Anthony Fauci. Andiamo adesso a Roma, fuori dall'hotel Ergife, dove questo pomeriggio Papa Francesco aprirà la 74esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Molti gli argomenti che i pastori delle diocesi dovranno affrontare, ma ce li illustra Nicola Ferrante. Buongiorno Nicola. Buongiorno dall'hotel che ospita i lavori della 74esima Assemblea CEI. Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita per avviare un cammino sinodale, questo è il tema. Da oltre 700 giorni i vescovi italiani non si sono potuti riunire in presenza, l'ultima assemblea risale a fine maggio 2019, sono passati 2 anni. Alle mie spalle il triage al quale vengono sottoposti i presuli quando arrivano qui, che dunque questo ritorno con tutte le precauzioni sanitarie, ciascuno dei vescovi è obbligato a presentare un tampone negativo fatto per accedere e chiunque entra deve sottoporsi a un tampone obbligatorio. Vi do il programma di massima. Oggi giornata di apertura con l'intervento di Papa Francesco, poi altre 3 giornate fino a giovedì, domani l'introduzione del Cardinal Bassetti, presidente della CEI. Ampia la sala che accoglierà i lavori, forse state vedendo anche le immagini della sala dove saranno ben distanziati i 212 vescovi presenti, 200 quelli in carica, 12 gli emeriti. Non ci sarà Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di
ACI Reale e vicepresidente per il Sud Italia della CEI, perché è risultato ieri positivo a un tampone di controllo. Apertura lavori, ve lo dicevo, oggi pomeriggio, vi do anche l'orario, alle 16 con Papa Francesco, diretta su TV 2000 a partire già da qualche minuto prima, mentre stanno arrivando ancora i vescovi che si incontreranno. Vi lascio allora alle voci dei primi due vescovi che sono arrivati questa mattina, che abbiamo intercettato proprio pochi minuti fa, poi la linea torna allo studio. Appena arrivato, ecco, un'assemblea tanto attesa anche, vero? Beh, dopo due anni, sì, diciamo il bisogno anche di ritrovarci insieme vale anche per noi vescovi. E poi soprattutto perché, alla luce di quello che andremo a prendere in considerazione, saremo particolarmente coinvolti in questo discorso sinodale che vogliamo proprio camminare insieme e darci delle indicazioni per noi e quindi per la Chiesa in modo particolare. Innanzitutto è una cosa importante poterci vedere di presenza. Ecco, siamo riuniti in una specie di conclave perché non possiamo uscire adesso per questi giorni, però è importante che come conferenza, ecco, facciamo questa esperienza di comunione e di sinodalità, ecco, cercando in preparazione al Sinodo per l'Italia, ecco, dal quale il Santo Padre spera molto, ma anche noi ci auguriamo che questo Sinodo sia veramente importante per le nostre chiese che sono in Italia. La settimana Laudato Si 2021, aperta il 16 maggio, si chiude domani con il lancio della piattaforma web. Sette giorni durante i quali si è discusso e analizzato il progresso che la Chiesa sta facendo in difesa del creato per poterlo conservare per le future generazioni. È tutto, il giornale termina qui, adesso il meteo e a seguire Terza Pagina. Buona giornata.